L'onorevole Di Maio ha parlato espressamente della richiesta avanzata dal sindaco di poter in qualche modo aggirare gli ostacoli del patto di stabilità per rientrare un po' di queste spese che ci sono state in questi anni per i migranti. Ma io quello che ho chiesto all'onorevole Di Maio, vicepresidente della Camera, è stato quello di sostenere una proposta di andare in deroga per i comuni che sono oggetto di importanti flussi migratori di quello che è il pareggio di bilancio. Quindi non stiamo chiedendo dei soldi in più, stiamo chiedendo semplicemente di poter utilizzare evidentemente le nostre risorse. Questo per far cosa? Per andare incontro a quelle che sono le normali esigenze dei nostri cittadini, utilizzando le risorse in cassa. Il comune di Ventimiglia ha un discreto avanzo, queste somme purtroppo anche per fare l'ordinario non le possiamo utilizzare. Se ci fosse un certo tipo di comprensione e una certa logica che definisca un po' evidentemente, no, il periodo di stress della città, bene, riconoscerci questo viatico consentirebbe in qualche modo di alleviare alcune delle difficoltà che oggettivamente ci sono. Diverso è poi il discorso degli arrivi, dei flussi continui, però le dinamiche di una città non sono solo esclusivamente le presenze dei migranti sul territorio, c'è anche quello che è una normale attività amministrativa. Allora, vista particolare situazione, cerchiamo di mettere tutte le risorse in campo.